Il premio è un premio prestigioso, per me è importante perché nella giornata oggi della violenza contro le donne, per questo sono qua, questi tempi di rosso, perché voglio ricordare che queste donne che non ci sono più, secondo me si sono fatte piccole, non hanno creduto abbastanza alla loro forza. Siccome invece la signorina Adriana, Maria Adriana, la sua forza ci credeva, Maria Adriana Prologa, si capisce certo. Lei. Io penso che sono orgogliosa proprio in questa giornata di ricevere un premio che è stato fondato da lei, che è un po' una muratora, cioè che ha fatto le fondamenta. E questa muratora gli va giustamente dedicato un premio e mi fa piacere che sono stata questa sera proprio. Questa è una cosa, l'altra è che io non ho visto il documentario che lui mi preparo, no, dico perché non è così facile vedersi sullo schermo tutto il tempo per 80 minuti, ma mi fa piacere che hanno detto queste cose bellissime, tanti registi, tanti o pochi, ma insomma che diciamo sono tra l'altro più difficili, più registi, non voglio dire autorevoli, ma anche di carattere abbastanza, così di solito non certo attenti a un attore, insomma, invece come mi viene detto e come ho visto una spezzone uno o due di loro, hanno detto cose che spero questa sera di godere, insomma, di, e poi un domani ovviamente ringraziamo tutti. Come è stata coinvolta nel progetto dal regista? In che modo? Ha dovuto convincerla molto oppure è stato facile? No, ha dovuto convincermi perché c'era già Storia di Piera, scritto da Dacia Marini e col film di Marco Ferreri, per l'appunto. Allora io dicevo con Marcia, la gente dirà no, un'altra Storia di Piera, tutte le storie. Allora io ho pensato prima che non fosse il caso e sono stata abbastanza insomma tenace e poi alla fine che è un sardo, ha vinto un sardo, no veramente è un cineasta giovane, molto bravo, mi ha vinto anche perché ho capito che l'operazione che lui avrebbe fatto sarebbe stato sul lavoro mio a recuperare le immagini di teatro, a recuperare le immagini che anche non c'erano i filmati, dove erano tutte fotografie, lui sarebbe riuscito ed è andato. Allora, vedendo questa tenacia, questa incrollabilità, sarda, aver visto anche i suoi documentari, ma la Spagna non era cattolica, quello che è venuto anche a Torino, non mi ricordo più quello su Rom, ha un titolo. Sì. Dimmi che destino avrò. Dimmi che destino avrò. Dimmi che destino avrò. Insomma, mi sentivo in buone mani, ecco. E poi il fatto che andassero recuperati dei miei lavori così, era per me molto importante. Dicevo, vabbè, proviamo, ecco, questo è un'altra cosa. Non è... Certamente è anche, c'è anche mia madre, c'è anche le cose, cioè, c'è la storia della mia vita. Perché sì, della mia vita, di me come attrice, che però strettamente da autodidatta, senza le scuole, senza cosa, strettamente legata alla mamma, alle cose familiari, cosa, perché è da là poi che ho cominciato a provare a recitare in casa. Il documentario si intitola Tutte le storie di Piera, ci sono in che modo ha aiutato lei a trovare alcune storie che magari appunto erano più dimenticate, meno facili anche da recuperare, perché come appunto sì, beh, uno è stato questo appunto Cleopatra, la folle de Chaillot, la figlia di Orme, che così l'ho messo in contatto con lui, aveva già per conto suo chiesto al Teatro Stabile dell'Aquila, d'altra parte filmati non ce n'erano, poi l'ho aiutato, ho cercato insieme a lui delle foto che avevo, alcune purtroppo un po' perse, poi ho avuto un amico, Mario Ciribelli, che aveva filmato me che facevo
la Vergine Io nel teatro greco a Siracusa, quelle cose così. E anche quel filmato è stato importante, perché se non lo girava lui, se non lo filmava, lui non poteva né inserire né fare. Insomma, c'è stato, poi c'è stato questa cosa importantissima dei ragazzi che hanno filmato Molicara, questi due ragazzi tecnici, poverini, dalle quinte, che si vede lì, e quello è un pezzo che lui ha trovato. Insomma, voglio dire, sono stati importanti la sua costante ricerca, possibilità di... Io poi non so che cosa ha aggiunto di più, perché lui è là che mi trattava di ficare un piccolo topolino, stasera certamente rimarrò così, perché non è facile mantenere la calma, perché poi c'è il premio, poi c'è il film. Oggi ci siete voi, la cosa più amicale, però stamattina c'è stata la conferenza stampa, insomma, sono abbastanza così. Però certamente stasera è la cosa più difficile sotto un certo aspetto, ecco. Questo io considero questo film una cosa sua, che è giusto che sia stata così, non è che io devo andare lì a no, ma questo, quell'altro. Cioè, è una cosa che lui ha voluto fare, l'ha sentita molto forte, adesso è là che dice adesso devo farlo documentare su tutto il teatro che ne vado a cercare un altro. Sì, sì. No, cioè certamente è stato. In questo veramente chapeau al giovane cineasta Marcello.